Studio Manca Gamma contro Bardesia Semini, settima giornata, girone B, Champions Cup over 30, entrambe a 6 punti, Studio Manca Gamma terzo, Bardesia Semini quarto. Partita che può dire molto per la qualificazione in Serie A o la retrocessione in Serie B. Siamo pronti? Cominciamo! Formazioni molto velocemente con lo Studio Manca Gamma in campo con Lecce in porta, poi Manuel Cossu, Igor Cossu, Alessandro Cocco e Massimiliano Cocco, Luca Marras, Enrico Lecis, Orofino, poi abbiamo Tidili e infine il neoacquisto di Pois. Da quest'altra parte il Bardesia Semini in maglia rosso-blu, a ricordare molto quella del Brescia, Stefano Locci, Andrea Mata che è il portiere, poi abbiamo Matteo Mostallino, Vittorio Parodo, abbiamo Giancarlo Conca, Riccardo Seci, Marco Porcu, Mauro Usala e il neoacquisto Cesare Spina. Scusa, manca cerca di costruire un'azione, attenzione al contropiede adesso pericolosissimo, con la conclusione da parte del numero 26 sotto porta. Calcio di punizione già battuto all'estremo difensore del Bardesia, il pallone da questa parte per la conclusione da parte del numero 10 esattamente Matteo Mostallino, contropiede di rosso blu con Porcu che cede il pallone verso Seci, mi sembra un pallone verso Porcu, il Bardesia Semini in vantaggio, classica azione di contropiede, 1-0 per il Bardesia Semini, torna in cronaca, gol pallone in mezzo, sfiorato soltanto, poi arriva la conclusione da parte del numero 15, sono veterato Giancarlo Conca, il miracolo di Lecis. La fotografia del primo tempo, Bardesia meritatamente in vantaggio per 1-0, dallo Studio Manca Gamma ci si aspetta qualcosa in più. Pallone per Marco Porcu che entra in ordine con la conclusione, Lecis salva pallone che però rimane lì, attenzione verso il numero 15 Giancarlo Conca. Pallone nel mezzo per Parodo! Incredibile Lecis! Parodo da due passi! Si è divorato il gol del 2-0! Con la maglia numero 10 Mostallino che vede dall'altra parte l'autore del gol Marco Porcu. Attenzione, conclusione Lecis! Non trattiene Marco! Porcu 2-0! In favore del Bardesia Semini ancora su quell'asse, perché ricordiamo che anche nel primo tempo l'assist era stato di Matteo Mostallino e allora il 2-0! Orofino sulla destra, il pallone filtrante per Marras che poi lo dà per Di Pois, pallone attenzione pericoloso in mezzo, Igor Cossu di testa, Matta a dire di no, poi Di Pois, il pallonetto va a terra, Igor Cossu, pallone che rimane lì, incredibile, pronto al rilancio Matta, pallone dentro per Mostallino che lo stoppa, poi una rovesciata spettacolosa, ancora più spettacolosa è stata la risposta da parte di Enrico Lecis. Poi Samuele Orofino, posizione già interessante per il tiro, attenzione Alessandro Cocco, il pallone nel mezzo per l'omonimo Massimiliano Cocco, la conclusione Matta in calcio d'angolo, Alessandro Cocco sulla destra cerca di andarsene, va a terra, non c'è fallo, dice il anzi era Igor Cossu, non c'è fallo, dice il direttore di gara, dice abbastanza bene, intanto attenzione al pallone in mezzo per Davide Ligas, 3-0 e a questo punto è game over sullo Studio Manca Gamma che ci ha provato, anche se dopo il 2-0 la squadra bianco-blu ha rallentato il ritmo ed è arrivato il 3-0 del Bardesia in contropiede. Pallone a cercare Alessandro Cocco che l'arpiona in posizione buona per il tiro, c'è Orofino, che parata da parte di Matta, intanto attenzione da questa parte di Pois, la conclusione ancora Matta, finisce così, vittoria meritata da parte del Bardesia Semini, da rivedere qualcosa sicuramente sul piano del risultato perché lo Studio Manca Gamma non meritava 3 gol di passivo, ma tant'è, il Bardesia Semini si avvicina alla Serie A, lo Studio Manca Gamma mestamente alla Serie B. Allora, in compagnia di Marco Porcu per questa bella vittoria del Bardesia Semini sullo Studio Manca Gamma, Marco, dal rischio di non scendere in campo a una Serie A vicina perché avete 9 punti, staccate proprio lo Studio Manca Gamma in attesa del verde legno, insomma potete rischiare anche di pareggiarla. Sì, però appena avremo tutti gli altri giocatori magari faremo qualche partita un po' meglio rispetto a questa. Sentivano l'assenza, però ci sono divertiti in parentela a quello, è andata bene. Senti Marco, l'avevate studiata la coppiata con Matteo perché ti ha fatto l'assist nel primo e ti ha fatto l'assist anche nel secondo. Sì, perché giochiamo da una vita insieme, quindi ci conosciamo bene, a occhi chiusi possiamo fare queste giocate, non c'è problema. Senti,
pensi che comunque sia stato decisivo anche Andrea, se non nel primo tempo, Matta parlo, se non nel primo tempo, nel secondo, prima del vostro 2-0 ha fatto delle parate importanti, ma dopo anche sul 3-0 è riuscito a reagire in maniera importante. Sì, Andrea ogni volta una sicurezza, soprattutto con i piedi, è bravissimo, quindi ogni volta ci affidiamo sempre a lui, ci ha salvato anche oggi. Sì. Grazie Marco e complimenti per questa vittoria. Ciao, grazie.